Hola a tutti, benvenuti o bentornati nel canale video haul misto di cose acquistate recentemente e non. Quindi, se vi va, seguitemi su questo canale e anche sugli altri miei due social, ossia Instagram e TikTok, che vi lascio giù in info box. Lasciatemi dei like e se vi va, commentate e fatemi sapere il vostro pezzo preferito di tutto l'haul. E niente. E quindi vi lascio al video, let's go! La prima cosa che vi mostro è questo vestito acquistato da Piazza Italia, pagato sui 20-25 euro, con questi bei colori del vinaccia fucsia che io abbino tantissimo con delle scarpe bianche. Alla manichetta a mezze maniche che finisce molto larga e il vestito è stralungo, cioè mi finisce praticamente alle caviglie. È un abito molto carino e soprattutto super fresco che mi è piaciuto tanto e soprattutto mi sta molto bene. Anche la scollatura mi piace tanto. E questo è l'unico capo che ho acquistato recentemente, praticamente, quando sono andata al centro commerciale vicino a casa. Adesso invece vi mostro alcune cosine che avevo acquistato in realtà da un bel po' di mesi, ma che non vi ho mai fatto vedere, mi sa, nei video haul mi sono sempre dimenticata. Allora, vabbè, ho preso un altro di questi cosini qui per mettere i colori di gessimi permanenti e così faccio anche prima nella scelta dei colori quando mi faccio le mani. Poi ho preso questi set di New Nails che sono usciti con varie tipologie di set. Questo qui è quello lì tutto brillantinato. Questo set io l'ho acquistato a 25 euro, se non erro. E qui c'è il grigio. Questo qui è un po' più tipo arcobaleno, dovrebbe essere multicroma. C'è l'argento, ne apro giusto uno, raga. Vedete, questo è tutto glitterato e sono tutti tutti così. C'è il rosso che volevo da tanto, soprattutto a Natale, il violetto. E questo qui dovrebbe essere un nero, nero blu. Questo lo voglio aprire. Sì, no, questo è proprio un blu con i glitter. Poi ho preso un altro kit. Ovviamente non potevo non prendere quello lilla. Io avevo acquistato, anche il kit verde con i toni verdi. E invece questo è lilla, che parte ovviamente dal più chiaro al viola super scuro. Vabbè, anche qui ve ne apro giusto uno per farvelo vedere. Bello questo, proprio colore orchidea. Questo è tra i miei prefe del kit. Bello, bello. Ci sono usciti vari kit di questa, si chiama Puro Collection. C'è questo qui, nude, bianco nero, c'è questo con i rosati, questo con i blu, questo anche mi tenta, vorrei acquistarlo. Poi ci sono vari rossi, questo con tutti i nude, questo con i colori pastello, anche carino. Anche questo mi piace tanto, è tutto, con tutti i colori pop. Questo qui è inerente al, diciamo, autunno italiano, si chiama, quindi con colori autunnali. Questo qui invece cowboy, con i colori della sabbia del marroncino. E questo invece è quello verde che già avevo acquistato. Molto molto carini questi set. Poi comunque per 6 smalti semipermanenti, 25 euro, secondo me è un giusto prezzo.
Poi ho preso il... Ah no, questo qui mi è stato invece omaggiato quando ho finito il corso di ricostruzione. L'insegnante ad una ci ha fatto scegliere, stavano all'interno dei sacchettini, dei smaltini che lei regalava e io ho beccato questo qui che è Giulietta del suo brand SP Nails. Numero 14 ed è veramente un colore super super chiaro, nude, un rosa con una bella componente di bianco dentro, molto molto chiaro. Quindi questo qui non l'ho acquistato, mi è stato omaggiato. Mentre invece questo qui l'avevo acquistato ed è la polvere extra bianca. Questa qui di Peggy Sage per fare l'effetto maglione praticamente delle nail art, si usa anche per l'acrilico, praticamente quella polverina lì, però io non usando l'acrilico l'ho pensata proprio per quella nail art che invece abbiamo fatto al corso di ricostruzione e quindi vorrei ricreare soprattutto in inverno quel tema lì. Poi prossimo acquisto che vi mostro è Shein. E, ho acquistato delle scarpe per mio figlio per la comunione. Queste qui bianche l'ho pensate per il da mettere sotto il saio perché vanno messe delle scarpe totalmente bianche. Ma mi sembrano abbastanza carine. Anche proprio questi lacci che già sono elasticizzati, quindi top per lui. E quindi quando torna gliele misuro anche. E poi ho preso anche le altre scarpe da mettere sotto l'abito elegante. E ho pensato comunque ad un mocassino. Queste erano quelle che mi piacevano di più, da tutti i mocassini che aveva Shein. Ha questa riga beige che richiama perfettamente il suo vestito, perché è un abito con una giacca a righe con il bianco e il beige. Le scarpe sono di un colore più scuro dell'abito, che però sinceramente nel complesso l'ho immaginato bene, quindi non mi dispiace. Ha questa riga che, ripeto, richiama il vestito, c'è anche del marroncino. Veramente mi piacciono tanto. Ed infine arriviamo, anzi non proprio per finire, però arriviamo ai prodotti beauty, make-up che ho acquistato, mi sono recata settimana scorsa, sì, sabato scorso al centro commerciale Campania, che è tra i più grandi che ci sono a Napoli, e quindi me ne sono approfittata anche per comunque i sconti. E ho acquistato qualcosina. Sono andata da NYX, ho preso questo rossetto matte lipstick suede, che ne hanno sempre parlato super bene di questi rossetti qui, di questa formula qui, e io non l'avevo ancora provato. L'ho preso nel colore Lavender and Lace, e che purtroppo però queste colorazioni erano molto accese, tendevano un po' troppo al marroncino, al rossiccio, colori che non porto tanto. Questo era l'unico colore che forse su di me funziona e l'ho preso. Però non sono ancora tutti chiusi e non ve li voglio, cioè non li voglio ancora aprire, swatchare. Poi una novità è il Duck Plump, questo gloss che dovrebbe andare a fare l'effetto plump, quindi volume alle labbra. E di questo ho preso lo 08 Move Out My Way. Questo qui. Anche di questi, però, le colorazioni non mi convincevano. C'erano dei marroncini che tendevano veramente troppo al caldo. Proprio colori tipo pupù, per intenderci, ma non mi piaceva tanto l'effetto e quindi sono andata su un qualcosa di anche qui un po' più soft. Poi ho preso anche questo che è una novità, il Buttermelt Bronzer. Questo qui l'ho preso nel colore 03 Deserve Butter. Questo qui è il colore. Questo lo voglio aprire però.
Ok, perché ho preso addirittura lo 03, raga, perché lo 01 l'ho swatchato ed era molto, ma molto, molto chiaro. Questo è un bronzer, quindi è leggermente luminoso, non è super, super pigmentato dalla prima passata, quindi per questo motivo poi ho preso una tonalità più scura, magari di quella che avrei dovuto prendere per il mio incarnato. Poi ho preso anche il blush della stessa linea. Ma l'ho preso nel colore 12, che è un colore super super particolare, lo si vede già dal pan stesso del pack, perché è proprio viola e non ho un blush di questo colore. Ero indecisa tra questo e l'altro che era proprio arancione, arancione arancione, e però alla fine ho preso questo, che se non erro era l'ultima colorazione, perché sono 12 colori in tutto. E ho preso proprio l'ultima. Anche questo ha dei micro glitter, quindi anche questo sembra un blush leggermente satinato. Poi non vedo l'ora di provarli tutti questi prodotti e che vedrete. E farò sicuramente un video con mi trucco con le novità. Poi, visto che lì c'è Douglas, che io faccio fatica a trovare a Napoli. E diciamo quello più vicino casa si trova all'interno del centro commerciale Campania e sono andata a fare un giro lì e ho preso il Matte Liquid Contour di Mulac. L'ho acquistato nel colore 12. Avrei voluto prendere anche il blush, però quello che volevo non ce l'avevano. Purtroppo era finito. Vabbè, ho preso il 12 sperando che sia giusto per me. Sembra un po' chiarino, però per una tonalità, insomma, carnagione chiara come me, potrebbe andare. E comunque uno infatti è tra le ultime uscite Mulac che volevo provare. Poi, vabbè, in offerta c'era questo temperino che ho pensato per darlo a Mami con doppio foro e per qualche euro in più l'ho fatto aggiungere all'haul. Poi volevo troppo provare qualcosa di Chiara Ferragni, sarà anche per i pack che mi chiamano e oggettivamente sono dei pack belli, stra stra glitterati, cioè guardate, belli. E io ho preso questo highlighting blush, quindi dovrebbe essere un blush luminoso, però effettivamente è molto molto luminoso. Io l'ho scelto nella tonalità 02. Che lo utilizzerò sicuramente solo come blush, perché effettivamente illuminante no, è troppo troppo luminoso e soprattutto in questo caso è troppo scuro su di me, sul mio incarnato. Non vedo l'ora di provare tutto, raga, mamma mia. Poi invece il mio marito, per regalo per il mio onomastico, che comunque sarà a fine mese, e mi ha fatto scegliere un prodotto e ho preso lei la eyeshadow palette di Milano di Chiara Ferragni. Era quella che comunque tra tutte era più carina. È tutta sui toni rosati, quindi diciamo nulla di che, nulla di nuovo sotto il sole, ovviamente, però magari per dei look easy o magari l'ho pensata per i viaggi. Volevo provare troppo anche gli ombretti di Chiara Ferragni. Io finora possiedo soltanto il rossetto e almeno posso farci qualche contenuto anche su questo brand che non si sa se chiuderà i battenti definitivamente oppure no. Se ne sapete voi qualcosa, scrivetemi nei commenti. E poi non mi sono lasciata scappare, ovviamente, Sephora che a dire la verità è da un bel po' che non acquisto da loro, nemmeno sul sito, se ci avete fatto caso dei miei video, da almeno un anno, ma forse anche due. Visto che comunque in tempi di saldi, ho detto perché no, entro, ma alla fine di saldi non ho acquistato nulla praticamente, se non le mini size, quindi con prezzo ridotto. E vi dico subito che qui, me lo ricordo, ho speso ben quasi 200 euro. Ho acquistato la famosissima cipria Easy Bake di Huda Beauty nel colore Pound Cake da utilizzare su di me in primis. La voglio appunto utilizzare e provare a testarla su me stessa.
Questa però qui non è la mini size, è la full. Quindi, da una vita che la volevo troppo, ne parlano tutti tutti strabene e io ero l'unica che non l'avevo ancora provata. Poi ho preso di House Lab questo blush nel colore French Rosette. Colore molto molto particolare. House Labs è il brand di Lady Gaga, che da poco è arrivato da Sephora. E bello, carino. Qui già riporta il colore del blush stesso. E ho voluto prendere un blush di un colore particolare, un po' più aranciato. E quindi ho detto, ma sì. Proviamo, iniziamo a provare un piccolo prodottino del suo brand. Poi ho preso la Cipria Air Blush Flawless Finish di Charlotte Tilbury. Questa qui però è una mini size e l'ho preso nel colore fair, ovviamente, sempre da utilizzare su di me. La voglio aprire però. C'è questa cipria proprio mini, anche di lei, insomma, me ne hanno parlata bene e dicono che comunque sia uguale a quella di Nabla che io ho avuto e che mi è piaciuta molto. Quindi, se mi è piaciuta quella di Nabla, dovrebbe piacermi anche lei. Per il momento l'ho presa in mini size perché comunque ha un costo non indifferente, però se dovesse piacermi l'acquisterò sicuramente anche in full size. Poi ho preso il blush filter liquid di Huda Beauty nel colore strawberry cream. Vi faccio vedere soltanto il pack fuori, che comunque vedete strawberry, quindi una vinaccia. E questo è anche un prodottino nuovo, se non erro, di Huda Beauty. Non ho più spazio per mettere la roba. Poi ho preso il famosissimo Shape and Tape di Tarte. L'ho preso nel colore 16N Fair Light Neutral, e per andare proprio a schiarire la zona. E quindi questo dovrebbe essere di quello di Tarte, quello più coprente in assoluto della sua linea. Poi in mini size vicino alla cassa, sapete che Sephora ha tutte queste mini size, ho preso anche il Flawless Filter Hollywood di Charlotte Tilbury, famosissimo fondotinta, solo che la colorazione 01 che io di solito prendo sempre di vari brand non c'è. E quindi volevo troppo provarlo. Comunque costava meno rispetto comunque alla full size, che costa più di 50 euro. E mi sono accontentata comunque di prendere lo 02, che è fair comunque, però è la tonalità un po' più scura del mio incarnato. È veramente luminoso, cioè io già da qua lo vedo luminosissimo. Vabbè, e comunque una mini size e voluto comunque prenderlo. E idem come ultima mini size che ho preso è questo blush liquido di Rare Beauty nel colore Happy. Sfortunatamente però in questo caso non aveva altri colori tra cui scegliere, era solo questo, veramente mini mini. E quindi anche questo, ne hanno sempre parlato bene dei suoi blush, e quindi vabbè, l'ho preso. Finito haul Sephora. Ah, ovviamente avendo speso una cifra comunque altina, direi, mi hanno dato dei campioncini che, vabbè, come sempre loro danno loro, non posso scegliere. E mi hanno dato questa crema rigenerante idratante di Isenberg, crema viso. Altra crema viso c'è scritto qui di Sephora, una crema idratante, cioè proprio piccolissima, proprio
proprio piccolissima come crema. E poi tutti questi tre profumini Sauvage di Dior da uomo, cioè tre. Almeno dico io, cambiate, mettete anche un profumo da donna. No, tre, vabbè. Hanno pensato anche a mio marito. Vabbè, e questi sono stati gli omaggi, che comunque, vabbè, ringrazio. E per finire, poi, ultima sosta dove, che sono stata, è Primark ovviamente, ma anche perché mi servivano altre due cassettine che presi già l'altra volta. Mi servivano queste qui grandi, perché voglio finire di inserirci altre palette che ho in questo cassetto qui, ma che voglio spostare e mettere lì davanti, magari anche per utilizzarle di più. E ne ho prese altre due di queste cassettine al costo di 14 euro l'una. Quindi, vabbè, ho speso 30 euro acquistando anche la loro borsa, così che magari potrò sfruttare per i prossimi acquisti. Niente, raga, questo haul termina qui. Fatemi sapere nei commenti il vostro prodotto preferito, ma sicuramente sarà, credo, un prodotto make-up. Vi aspetto, se vi va, nei commenti per chiacchierare un po' insieme. Io vi mando un grosso bacio a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!